Il Tribunale amministrativo regionale, con una sentenza, ha accolto il ricorso di alcuni cittadini del centro storico dell'Aquila contro l'ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi di deroga ai limiti sonori e agli orari degli spettacoli musicali consentiti dall'ordinanza sino alle 3 di notte della perdonanza e di altri eventi della scorsa estate. La sentenza sancisce che la deroga è illegittima e che con la sua assunzione il sindaco ha sottratto a una parte consistente dei cittadini il diritto fondamentale al riposo, scrive l'Associazione Cittadini per il Centro Storico. Nei prossimi giorni l'associazione valuterà se agire per chiedere un risarcimento danni, ma di certo questa sentenza per i ricorrenti rappresenta un deterrente per altre decisioni simili. Tra l'altro, tra qualche giorno, il 15 giugno, c'è la notte bianca all'Aquila. A rappresentare i cittadini, l'avvocato Fausto Corti. I giudici hanno accolto il motivo che riguardava il fatto che l'ordinanza era stata disposta in maniera indiscriminata per tutto il territorio comunale, senza fare nessun tipo di valutazione sulle zone che potevano essere, diciamo, oggetto di deroga e sulle zone invece che necessitavano di una certa tutela. Cioè, l'ordinanza era talmente mal congegnata che per assurdo si sarebbe potuto fare un DJ set accanto a un ospedale. Il TAR invece ha stabilito il principio che se deroghe vanno fatte puntualmente dopo aver svolto un'attenta istruttoria sull'idoneità dell'area a consentire uno spettacolo musicale fino alle 3 di notte. Ecco, perché è così importante avere in mano questa sentenza? Perché sono anni che il sindaco, ogni volta che c'è una manifestazione particolare, pubblica una sentenza una ordinanza di deroga. È stato fatto in tutti questi anni passati. E con questo provvedimento, con questa sentenza, noi abbiamo stabilito un principio, che quelle deroghe che sono state fatte in passato sono illegittime e che non possono essere perciò ripetute.